che calò. No. Allora, stai calmo. No, sono come. Allora, sono fin troppo calmo, mi sto stupendo di me stesso. Questa cosa mi preoccupa, non sai quanto. Anche perché tu, conoscendo me bene, sai che quando poi rimango troppo calmo, arriva il punto di rottura. Esatto. Dove esplodo e accade un po' di tutto. Però mi sono sfogato 2 minuti fa. Esatto, perché. Con le forze dell'ordine, quindi. Ah, e quindi hai ritrovato la pace. Ho ritrovato l'hai la fatto pace. Apposta per ritrovare un po' di serenità. Assolutamente sì, assolutamente. Allora, l'abbiamo detto nei giorni scorsi, è venuta a trovarci. Elettra Lamborghini, intanto benvenuta. Ciao. Oh, benvenuta. Tu avevi cosa? No, è perché io sono. Ah, sì, sì, sì. Allora, allora io so che Elettra ha un po' di. Ha dei piccolissimi problemi con le persone un po' più grandi di lei, con gli uomini molto più grandi di lei. Adesso io non so quanti anni ha Elettra e neanche voglio chiederglielo, ma penso che sia nell'età. È giovane. Giovane. Sì, cioè, certo, potrebbe essere mia figlia, praticamente. Ah no, perché guardavi me, ti stavo già mandando a cagare. No, no, perché ti stavi guardando me. Per dire in confronto a te una bambina, ho capito? No, comunque sia, allora Elettra, sappi che gli uomini fatti e finiti fanno questa cosa. Attenzione, aspetta, No. Sì, no, no, aiuto. Perché? No, aiuto. No, attenzione, attenzione, adesso va a prenderla. Perché Elettra, ti spiego anche perché. Perché parliamo di corteggiamento. Oh, cioè, io stavo cagando d'oro. No! Ma no, ma mica siamo tutti dei maniaci. Oh, mi ha portato i fiori. Aspetta, che sto andando molto difficile, però questi sono fiori da morto. No! Sì, non gioia, sono che esatto. Le rose. No! Allora, abbiamo cominciato male. Siamo ad aprile, esatto. Questo è il periodo dei narcisi. Achiu. Nome del fiore che si adatta abbastanza alla tua personalità. L'ho capito. Comprato pensando alla tua personalità. Narciso? Narcisina. No, zero. No, zero, non sei narcisista. No, tu, no, io se fossi un fiore sarei. Aspetta, dammi un. Vabbè, anche perché normalmente uno si aspetta, magari, che ne so, il mazzo di rose, capito? Sì. No, allora, in verità volevo prendere un altro genere di fiore. Tu sai benissimo qual era, Fabiola. Sì. Volevo prenderti il tulipano. Bello. Solo che i tulipani ho scoperto che d'inverno stanno chiusi. Ah, beh, certo. Ed è orribile il tulipano chiuso. No, è bello quando fa la corona, il tulipano aperto. Vabbè. E quindi non mi sono piaciuti, ho preso questi. Sì, qua. Ma non credo che abbia avuto questo grande successo. Se vuoi li buttiamo via. Sono da morto. No, ma belli, no, ma sono molto belli. Sai perché ti ha fatto questa cosa, Elettra? Ti spiego. Perché allora tu tempo fa poi sei andata anche da Catelan, che è un amico, eccetera, e hai parlato un po' di quello che è il corteggiamento. Cioè quello che a te piace da parte dell'uomo. Quindi come dovrebbe essere per te un corteggiamento? Però prima di cominciare ufficialmente a parlarne, esatto, io devo farti leggere una cosa. Aiuto, sentiamo. Devi fare questo giuramento. Io ti prego di leggere questo che abbiamo scritto. No, siccome avrai degli avvocati che potrebbero ridurci sul lastrico, veramente toglierci anche le mutande. Allora noi volevamo tutelarci, vorremmo farti fare questo giuramento. Qualsiasi cosa, perlomeno. Allora, prego. Ecco, non c'è nulla che ti mette in difficoltà. No. Io, Elettra Minuela Lamborghini, premetto solennemente. Sì, ecco. Ed innanzi al popolo italiano e straniero di. Due sì, punti. Va bene, vai. Aiuto, aspetta, c'ho paura. Sì. Rispondere con onestà, precisione e veridicità a tutte le domande che mi verranno poste senza offendermi. Perfetto. Aiuto! Senza offendermi, perfetto. No, vabbè, poi non c'è motivo di. Senza denunciarvi, senza mettervi le mani. Le mani in faccia senza chiedervi del denaro in cambio. Ecco, che soprattutto non mi serve. Bene. Bene, andata. Che tanto non ti serve barboni, devo dire. Sì. Premetto di non diffondere al termine della trasmissione segreti e confidenze che riguardano la vita dei presenti. No, mai. Però noi vorremmo tutelarci. In caso di gravidanza, in quale momento? Ma non lo so, non si sa mai, in un'ora per. Allora, devi sapere la direzione che non è responsabile del nascituro né del suo mantenimento per gli anni a venire fino alla maggiore età dello stesso. Esattamente. Ma non c'è problema, non c'è perché problema. Tanto io di pen pen ne faccio veramente molto poco. Punto lì, volevamo capitare. Arrivare. E lì. Allora, attenzione. Allora, intanto Pam Pam, che è anche il titolo di questa canzone, perché Elettra mi è anche cantante. Questo capolavoro, direi. Ma che vorremmo ascoltare. Certo. Allora. Dove l'avete registrato? Qua a Milano. A Milano? Sì. Ho capito. Uh-huh. Quanto ci avete messo? Abbastanza, perché in realtà il pezzo è venuto fuori durante una notte, proprio. Eravamo in studio, stavamo dicendo.
cioè cazzeggiando, sì, è venuta fuori una gran bomba, solo che la base non era quella che è adesso. Ok. E l'abbiamo provata in tutte le salse, sì, alla fine a me non piaceva la prima base, non piaceva la seconda, è stato, sì, un gran casino, poi dopo alla fine l'abbiamo trovata. E ma guarda che alcuni dei pezzi più belli del mondo, sì, anche alcuni di Moroder sono nati per caso, voglio dire. Quindi ecco, Allora intanto tu che sei contro i social, volevo farti notare 4 milioni di stream, sì, su Spotify, comunque pem, sì, cioè, e sono tanti, sono tanti. Sono tanti, sì. 27, virale, 4, virale. Ho 2 milioni e 7 o 27 milioni di visualizzazioni. Dovrebbe fare tra un giorno, mi sembra 30, no, dovrebbe avere, sì, 39. Son hai capito? 29. Vedi, vedi che tu sei contro, sei invece sono tantissimi. Sì. Intanto vuoi dire ad Elettra che sei caldo, puoi anche toglierti la parte. No, che poi dopo ti innamori, Gioia. Ma io sono già innamorato da anni, non è che. Volevo solo ricordare che siamo anche live, in diretta live. No, perché uno poi magari ascolta e dice: ma andate a vedere questi fatti su streaming e su Facebook. Sì, sì. Devo dire che inizia a far caldo, eh. Anche tu hai caldo. Un pochino. No, devo dire che ho caldo anch'io. Non credo che sia per lo stesso motivo, ma non è lo stesso motivo. Vieni qua, mi piacciono le bionde. No, ma io la cosa ti fa molto interessante. Bene, oh, bene. Ti volete spogliare, no? Facciamo bene. Molto bene, io ho già capito. Sarà veramente un'ora difficilissima. Allora facciamo una bella cosa. Cominciamo da seri, visto che siamo una radio e lei mi ha registrato questo pezzo, lo farei ascoltare, poi torniamo a noi ed entriamo, come dire, belli dritti sull'argomento. Quindi, amici italiani, Elettra Lamborghini con Pem Pem, bici. Hai visto? Vai. Pem Pem. Parlando dei 4 milioni di streaming su Spotify e naturalmente Elettra Lamborghini qui con noi in 105 Music in Cars, benvenuti. C'è tempo di un disco, siamo già arrivati a 15 milioni. È un attimo. No, ma è la verità, in realtà era 4 milioni, era un po' vecchio, era un'info un po' vecchia, siamo già a 15 milioni e tantissimo. Tra l'altro, amici a casa, mi sento veramente come il terzo incomodo in questo momento. Ma vedi te. Ma scusa, ma allora abbiamo creato questa situazione perché si parla di corteggiamento, quindi adesso abbiamo un po' di domande da fare a Elettra. Sì, ma mi sembra che le cose siano già abbastanza chiare, voglio dire, mi sembra. Perché? O magari ho capito male io, insomma. No, io credo che Elettra abbia dei gusti anche un po', ma non credo sia un segreto, no? Cioè, trasversali. Assolutamente. Mi piace quello che mi piace.
cioè docoio-coio? Docoio-coio è diverso. Al docoio-coio va bene tutto. Lino, esatto, Lino. Invece vuol dire che ti piace quello che piace. Diciamo sei di larghe vedute. Ma sì, perché darsi un'etichetta, dico io. No. Perché sei tu che, no, sei, io no. Che sei, voglio dire, anziano proprio come sarò giusti. Anziano, ma io sono fedele. Che sei rimasto ancora quella roba lì. Ma sono fedelissimo a quella cosa lì. E lungi da me cambiare idea. A me piace quella cosa lì, punto e basta. E no? Vabbè, e tanto cioè, tu, voglio dire. Senza momento. Variazioni sul tema. Non... Però tra tutte le cose che Elettra dice... Perché guardi in basso e non stavo mi guardi... Guardando, no, perché stavo guardando che tra una di quelle robe che, insomma, lei chiaramente ha detto... Che ti piacciono comunque, no, degli uomini, ti piacciono anche gli uomini un po' più grandi. Dove l'ho detto? Qua. Oh ragazzi, vabbè, ma allora, aspetta, momento. Anche momento. La Catellana hai detto questa cosa. No, che... adesso non mi ricordo bene, però sicuramente allora. Non vado con un... Cioè... Cosa? No, se mi devo mettere con qualcuno, ci vuole qualcuno che sappia dove mettere le mani in pasta, voglio dire, nella pasta. Nella pasta, mani cioè, nella pasta. Però perché se tu prendi un ragazzino di 20 anni cosa devi fare? Bravo. Cosa ci devi giocare, che cosa? Spero. A risico? Che sono una cavalla, capito? Sei una cavalla. Quindi ci vuole uno che mi sappia domare. Mi sa che dovevamo leggerlo noi il foglio che ha letto lei. Gioia, ascoltami, no, io ho 23 anni. 23, ok. Piccolo, no, ma sono scalmanata, capito? Ci vuole uno che mi sappia domare. Ma, perché... Allora è vero che i ventenni, quelli della tua età, no, insomma, la pasta non la sanno fare. No, si hanno paura, ma perché io sono una donna molto dominante. Ah, quindi incuti un po'... Amizzica? È vero. Sì. Ah, perché quelli della tua età si prendono, rimangono un po'... C'hanno un po'. Infatti, per quello, io ti assicuro, non faccio fichi da... Non faccio pam da agosto, ma proprio perché l'ultima volta, secondo me, si è preso paura, capito? Ma quindi, da lì io ho detto, basta, da agosto? Non avrei nessun problema a dirvelo. Ci mancherebbe. Ma scusa, ma domanda, però sei spaventato lui, mica tu. No, io voglio dire, lui. E quindi voglio dire, anche se non c'è lui, ma puoi fare pempe con un altro, dico io, no? Che io ma questo lui... piace questa roba di fare pempe, ma piace. Ma questo è un non po' come Bunga Bunga. È il Bunga Bunga. Ma no, è meglio pempe, è meglio pempe. Ma lui è il tuo lui? No, era uno che passava. No, io sono e quindi voi siete trovati lì e lui praticamente niente. Ma tu, guarda, ma... che le donne troppo, come dire, io le leggo presenti. Ma poi a me troppo, non piace. È vero, creano un po' di difficoltà. Ti spiego le mie regole. Sì. A me per più di 10 minuti mi rompo le balle, detta come va detta, scusa. Come? Il francesismo. Sì. Come 10 minuti dopo un po' Dubai. Ho capito, ma in 10 minuti non è che ci sono tante cose. Ma ti giri pollici, no, tante ma cose. No, fai tra i 15 e i 20 al top. Ma non è che ma sei in una segheria che giri è tutto uguale per 10 minuti. Tanto mentre parlo va giù il volume. Io non capisco oggi cosa stia succedendo. Va giù il volume. Parla e va giù il volume. Cioè, tu parlavi di un'altra roba. No, ma ho capito, ma non è che allora. No, allora, ma secondo me dovremmo partire una cosa. Noi abbiamo invitata anche per capire esattamente come ai suoi occhi dovrebbe essere un corteggiatore. Brava, il corteggiatore come dovrebbe comportarsi per poterti colpire. Ecco, questo è. Iniziamo da lì. Intanto l'età. Diamo dei margini. Okay, l'età l'abbiamo capito, i 20 sopra i 40. Ma che schifo. No, va bene che gallina vecchia fa buon brodo, come però non troppo. No, aspetta, momento. Guardi me, ma sempre bene, guardi quando si fa le cose in giro, non capisco. Dai. No, aspetta un attimo. Dai 30. Fai dai 27 ai 35, massimo. Vabbè, dei bambini, okay. Mica sono uomini. Vabbè, ma se lei ne ha 23 non puoi mica stare con i vecchi. No, ci vuole una però ci sono anche dei cinquantenni messi bene, c'è gente che si mantiene in forma, non è che tutti i cinquantenni. Però vai alla mia 53. Vai a raccontare 53, insomma. Gente, cosa dico? Cioè, no, non esiste. Oddio, vabbè, l'amore è cieco, però ti pare che devo andare con uno? Cioè, vai in giro con lei, sembra tua figlia, Giuse. Infatti, sì, effettivamente. Cioè, si sarebbe abbastanza imbarazzante. Ti devi giustificare ogni volta. 27-35 top. Eh sì, 35 secondi. Però lì non sei ancora nella fascia delle persone che insomma se ne intendono. Ma no, cioè, come? No, 35 no, già. Dici? Ma 35 già, voglio dire, se qualcosa insomma hanno imparato nella vita. Beh, il minimo sindacale, però insomma, il minimo delle sindacale, esperienze. Qualcosa devo dire di sì. Per fare una storia seria, dico. Certo, è vero. Ma scusami, adesso, ora a prescindere da come dovrebbe essere una persona, uno arriva e ti corteggia, tu hai anche evidentemente, come dire, un livello che è piuttosto alto. Non è che potresti proprio accettare tutti, quello dico io, capito? Cioè, uno normale.
uno che fa parte, che non... come dire, del popolo. C'è uno vendi... spazzacamino, ma quello con vesti, mai o no? Più gli spazzacamino. Ma no, cioè conta di più l'aspetto fisico o quello commerciale? Ma io penso che non uno, una persona non me lo chiederebbe neanche. Ah, ho capito, cioè giustamente dice, è la persona che in realtà magari non si propone, si tira indietro già prima. Me lo chiede molto persone questa cosa, no, sinceramente la gente non giusto i coraggiosissimi lo fanno, capito? I coraggiosissimi. Però io capisco subito che lo vogliono fare per altre sì, cioè, sì. Vabbè, normale. Capito, ragazzi, vogliono... Io sono rimasto lì ancora, sono ai 10 minuti di tempo. Sono rimasto ancora. No, perché volevi sapere se gli speaker radiofonici fanno parte di questa cosa. Ma tu sei. Ma già no, ma io non ho detto niente per una volta che non faccio il pirla nella mia vita, insomma. Ma allora, ma ci sarà tempo. Tra pochissimo, infatti, perché adesso mandiamo, che cosa abbiamo? Una pubblicità, ok, una piccola pausa, brevissima, e poi torniamo con le sue passioni. Perché ce ne sono un po', devo dire che. Noi siamo qua, ospiti oggi, Elettra Lamborghini.
105 con Elettra Lamborghini. DJ Cash. Sempre, perché io essendo un po' tamarra, cara Elettra, devo dire che quando sento questi suoni mi sento, come dire, già in vacanza, già sulla spiaggia, con un bel drink in mano. Sulla mano, drink in mano. In diretta, ricordiamo su Facebook, sulla pagina Radio 105, ricordiamo anche 105 Music in Cars, anche su Instagram, quindi tutti i nostri social. Stavamo parlando, insomma, di come dire, non tanto di sesso, perché poi le cose purtroppo, si mischiano. Sì. Quando si parla di corteggiamento si arriva subito al sesso. In realtà il corteggiamento è quello che arriva prima, capita prima. Il corteggiamento è quello che dovrebbe durare nel tempo, poi. Sì, no, fino a, cioè, nel senso, sì, corteggi e te la dà, no. Il corteggiamento è una cosa, poi chiaramente l'atto sessuale è un'altra. Perché secondo voi il corteggiamento non deve durare tutta la vita, cioè non è la parte più bella del rapporto? Se la storia dura, assolutamente è sì, la parte se più la bella, storia dura magari, ovviamente. Senti, però ci sono un po' di passioni che tu hai. Tipo, vabbè, tatuaggi lo sappiamo, li abbiamo visti. Anche sì, ricanza. Basta. Tatuaggi non ne fai più? No, dove li faccio? Quanti ne hai? Sei tutta coperta. Una 23ina. Non lo so, ho perso il conto. Ho letto che hai anche tantissimi piercing. 42, sì. 42, tutti legati a un piccolo diamantino. No, non tutti. Ne ho 15 che c'hanno, sì, sono col diamante, gli altri no, sono tipo. Ok, posso chiederti dov'è il piercing più nascosto? Volevi vedere il diamantino? No, eri legato a una curiosità visiva. Volevo vedere se uno. Appunto, è nascosto, quindi è nascosto. Non si vede. Oh, perché tu hai anche un piercing sulla lingua che è grosso come una mela, praticamente. No, è bello grande. Quanto è grande? Ah, vabbè, sì, una piccola sfera, insomma. Una piccola sfera. Hai notato dei giovamenti col piercing? ma non sto parlando di sesso. Ma guarda, no, anche perché. Allora, effettivamente parlo un po' peggio. So che mi mangio un po' le parole, però. No, ma non si nota. Mi piace così, quindi non so che dirti. E così è. Se le piace. Mi piace. Ok, ma se tu volessi, potresti togliertelo? Sì, certamente. E si rimarginerebbe comunque la ferita. Non me ne intendo di piercing. Vabbè, sì. Sì. Okay. Sì, ma non per ora lo tengo. Per ora lo tengo. Hai capito. Poi i cani. Va bene, i cani quanti ne hai? 10. È un canile. È una cagnara. Che cos'è? Esatto. Sei una sola con 1000 cani, dico sempre questa cosa. Sei una canara, praticamente. Ci sono le gattare, ci sono le canare. Poi cavalli, l'abbiamo detto. Vabbè, insomma, anche gli animali, questa è una cosa sicuramente che si sa che ci piace molto. Sì. E poi la cosa che dicevamo prima, quando stava andando in onda il disco, lei, ed è una cosa che comunque ripete, però è una cosa a cui Giuseppe non crede. Ok. Cioè il fatto che tu dica: io parlo, sono così, perché ho questo modo di fare, eccetera, ma alla fine stringi poi insomma, lo so, brutta sei timida storia. No, ma che timida, no, per l'amor di Dio, però sono figa di legno, è diverso. Ah, sei una cosa meravigliosa, perché se la dice normalmente uno dice: oh, guarda quella lì, via. Capito? Sei la tipica donna da pulire col pronto mobili, praticamente. È che me la tengo stretta, cioè io il mio motto è come il vino, che più la tieni lì più invecchia. Ti dico il mio motto: non darla oggi se puoi non darla nemmeno domani, cioè voglio dire, no, non c'ho voglia, non. Sai che sta diventando anche un po' una moda questa? Ma è una moda orribile, voglio dire. Ma che moda è? Allora, tenersela lì è un atto egoistico. Sì, ma che egoistico? Perché le ragazze il giorno d'oggi la danno come se fosse. Questo pane, è vero, capito? Questo posso dire. Bisogna preservarla, capito? Secondo me ci vuole una giusta via di mezzo. Questa cosa sta diventando anche una nuova tendenza. Tantissimi personaggi, tantissime star, tantissimi artisti stanno facendo un passo indietro, nel senso che evidentemente hanno talmente esagerato nel proporsi che dopo un po' hanno. Non tu, però dico, c'è questa roba per cui molti personaggi invece magari hanno fatto un passo indietro. Secondo me ci vuole la giusta, capito, via di mezzo. No, però stavo calcolando che lei hai detto che è da agosto. Quindi è passato quasi un anno, so, è vergognevole, però. Ma forse non ti rendi conto che dopo un po' si chiude come le vongole. magari ne sarebbe vuole il doppio del lavoro. Certo, devi metterle in acqua e sale, aspettare che esca la sabbia. Ma voi, io sono
contenta, eh? Cioè sono molto fiera di me stessa e del mio essere. Ho capito, ma dopo del mio essere proprio. Ma scusa, adesso, ma voglio però... dire, ma capiterà? Ma... Adesso magari tanto domani parti per la Thailandia. Sì, sì. Vabbè, vai lì per lavoro, quindi sarà una settimana difficile che. No, cioè, ma vai tranquilla poi, che non lo poi cioè, in Thailandia meglio di no. Guarda. Se avessi voluto l'avrei già fatto già da brava, modo. Brava, esattamente. Perché comunque hai una bella schiera di spasimanti. Ma insomma. Perché io se non sono innamorata non ce la faccio, Gioia. Ah, però attenzione, da agosto stiamo parlando però di entrambe? Ovvero? Cioè, agosto tu mi stai dicendo solo uomini o hai detto basta no, da agosto? Entrambi, Gioia, entrambi basta. Lo so, brutta storia. Cioè, se ti innamori va bene, se non ti innamori sembrano dei buoni vabbè, principi, voglio dire. Bel principio, cioè, ma per quello dico, io sono tutto fumo niente arrosto. Cioè, magari uno mi vede, c'ho un corpo comunque formoso, capito? Beh, certo, ma anche il fumo, se buono, è buono, voglio dire. Non è che, insomma... no, però, chissà, la gente pensa questa catwoman, capito? Invece sì. Sono la ragazza... Ma perché lei gioca con questa, sì. Con questa sua fisicità, però in effetti ti arriva, no, il fatto che sia no, veramente arriva, arriva, no, a me arriva il fatto a te che arriva. Sia così no, ma anche a me piacerebbe arrivasse, però voglio dire no, ma Elettra è apprezzabile, no, veramente è apprezzabile. Io sono molto fiera di me stessa, sì. Brava, brava, cioè, sono d'accordo con te. Allora, ritrovare i sani e principi sì. È una cosa buona, sicuramente dovresti provare a farlo anche tu, guarda che veramente fa bene. Cioè, non lo so, io non ho mai provato. Mi si gonfia di testicoli, poi mi viene male. No, dopo troppo tempo. Io ho avuto nella mia vita dei momenti dove, cioè, proprio. Magari anche 8 mesi, Ah, cosa? Vedi, sì, come sì. Me. Mi è capitato. E dopo? E dopo, infatti, voglio sapere anche io. Dopo mi sono attaccata ai soffitti. Ah, ecco. Come i gatti. Mi agolavo di notte. Tutti gli angoli erano tuoi. Sì, infatti non potevo toccare i mobili. No, non sto scherzando. È durato tipo 7-8 mesi. No, stavo bene perché non è che lo facevo, non è che lo fai perché ti imponi, no, di non farlo. È perché magari non trovi certo. In quel momento nessuno veramente di così interessante. Che ti dava. E allora, donne è no, è la verità, è la verità. Gli uomini si gonfiano, come detto. E noi donne, secondo me, cosa fai? Gli uomini si gonfiano. Non è fai niente. È un'immagine terribile. Del allora, per chiudere il discorso, se tanto mi dà tanto, tanto è anche vero che in voi donne meno sì. Lo fate meno avete voglia di farlo o sbaglio? Cioè sai che a volte è un po' così secondo me. Allora è un po' come il cibo, quando mangi ti si apre lo stomaco. Bravo, e mangeresti dalla mattina alla sera, l'appetito viene mangiando. Brava. Gioia, se non mangi fidati che certo, però cioè, se non mangi più lo stomaco ti si chiude e hai meno fame. E hai meno fame, esatto. Quindi in effetti quindi non lo so, io sto tremando da 2 ore, c'ho il delirio, non so. Che meraviglia. Senti, tu sei social, sei fortissima. Mm-hmm. Adesso lui odia il mondo dei social. Così dicono, però in realtà lo uso molto poco. Lo usi poco, ma Instagram per esempio più di Facebook o... Vabbè, Facebook mi sembra di parlare di una roba di 80. No, io l'ho chiusa la pagina, quindi non... Sì, la reputo inutile. Instagram non... però neanche tanto. Nel senso, sono una persona che non mi piace stare attaccata al telefono 24 ore 24. Ecco. Perché quindi Elettra, poi mettiamo una canzone. Essendo tu così legato a questi sani principi di cui abbiamo parlato prima, sei più legata insomma al colloquio face to face? Ovvio, tutta la vita, solo che ormai non sappiamo più neanche come ma si potrebbe tornare, ma magari cioè, nessuno ci vieta se spegnessero i cellulari magari. Vedi lei fa parte, lei in un corpo di una 23enne, esatto, mai però dei principi delle robe di una persona molto sì, più grande. Sei un'anziana giovane, esatto. Praticamente no, ma nel senso buono, e quindi mi rendo conto che è difficile poi voglio dire parlare con un 23enne di oggi, certo, sinceramente certo. Ma che gli dici? Brava, ma no, tutto, ma è impossibile. Musica, poi torniamo e la salutiamo perché insomma siamo quasi arrivati alla fine. Così è volato. Ma no, di sì, già. Sì.
Monsieur Klingon. Siamo quasi arrivati alla fine. Quindi insomma il momento dei saluti. E la nostra ospite Elettra Lamborghini. La mia vita non sarà più la stessa. La stessa. Io volevo solo farti un'ultima domanda, perché tra tutte le cose, insomma, a me piacciono queste cose da chiedere, perché c'è lui. E so che, come dire, si diverte, no? A sì. pensarle. Allora, tra le follie che tu hai fatto, perlomeno quelle che tu hai dichiarato, poi, perché quelle che hai fatto che non sa nessuno, insomma, sono poi le più belle, sembra che tu abbia guidato completamente nuda. E capirai. E capirai. Ho capito, ma da dove partivi? Per, cioè, cosa? Ero andata a mangiare il McDonald's, proprio vuoi saperlo. No, ma è un... vero? Sì, ma faceva caldissimo, ma voglio dire, cosa, ma che differenza c'è tra andare in costume mezza nuda? Poi la notte. Ma in Italia o all'estero? No, in Italia. In Italia. Sappi che un nostro amico prima al telefono, che faceva la pipì in mezzo alla strada, ha preso la multa. Ah, esatto. Mentre lei nuda in macchina, no. Niente. Come mai? Ma non, grazie al cielo, non mi hanno fermato, perché secondo me, fidati che... Vedi, ma nuda o senza la parte di sopra? No, è che in quel... cioè, io sono... senza le mutande, capito? Quindi non ho il pantalone. Io poi non metto mai il reggitreno, quindi figurati. Cioè, una volta che avevo caldo, mi sono tirato via. No, ma ho capito, ma il parpagnone era al vento o era coperto? Il parpagnone era al ventissimo. Era al vento. Ma non si vede, però. Quindi tu la maglia ce l'avevi. Ma cioè, che maglia? No, è che proprio avevo una tuta, capito? Quindi automaticamente devo tirare via tutto. Ok, ho capito. Sì, capito. Sì, ho tirato via tutto. E guarda. Io vorrei. No. E tu guarda me. E mi guarda. Ma. Io vorrei vivere con Elettra, ma per parlare con lei, no, vera, un anno ininterrottamente. Credo che troveremo delle argomentazioni molto divertenti. Ti divertiresti moltissimo. Sì, anche perché mi piace il suo estremismo. No, ma lo so. Mi piace. Ma cosa c'è di tanto? Cioè, voglio dire, alla fine ho due poppe come tutto il mondo, non è che... Ma adesso, insomma, voglio dire, è anche vero che per qualcuno sono tutti uguali. Io noto delle leggere differenze. Beh, insomma. Ma le noto anch'io, voglio dire, tra le mie e le sue c'è una bella differenza. Adesso non è che ce l'abbiamo tutti uguali, no? Com'era il dimensione non contano, Gioia. Sì, ma non sei esattamente una tavola da windsurf, voglio dire. Cioè, non guardi, che... Ma non sono neanche tanto grandi, come pensano. Che tagli hai? Non lo so, perché non l'ho mai misurato. Scusa un attimo. Però... No. Fabiola, chiediglielo. No, guarda, aspetta. Momento, ragazzi, guardate un attimo. No, sono così grandi come sembra nelle foto o no? No, non sono così grandi come sembra nelle foto. Ditelo al popolo di... O è una terza Coppa C o è una quarta Coppa A. Dipende. Mi sembra più su una quarta. Non lo so, non saprei. No, perché non stanno i reggitreni? Perché. Come... Mi piace questo reggitreno. C'è questo. Che bello, hai visto quante cose stai imparando, Giuse? Sì. Ci sono donne che non lo fanno da un anno. Il corteggiamento non è proprio sempre come pensi tu. Il reggitreno. Ci sono i reggitreni. Ci sono un sacco di cose che oggi hai imparato in questa giornata. Non vedo l'ora di impararne altre, guarda. Allora, grazie. Questi sono i saluti, Spine. Abbiamo finito. Ah, ok, saluto a lei e poi c'è il disco bianco. Va bene. Elettra. Grazie. Grazie mille. Grazie a voi. Voglio grazie. Farmi una serata con te. Ma volentieri, quando volete, tutto il mondo. Veramente. Va bene. Speriamo di rivederla in modo tale da seguire la sua crescita. Assolutamente. E quando lei avrà 40 anni, io sarò sulla via del tramonto definitivo. Grazie, Elettra. Ciao, grazie, grazie.